mi trovo nel centro di Padova. A due passi dal passeggio allegro e chiassoso delle vetrine delle gelaterie del centro. Una chiesa col portone spalancato che porta all'interno. Mi fermo all'ingresso. I piedi si bloccano. Lo sguardo si dirige spontaneamente affascinato verso l'alto. Il respiro si ferma e il cuore batte forte. Che meraviglia! Non ci sono parole per descrivere la prima impressione che si prova, se non che, d'improvviso, mi ritrovo a tu per tu con qualcosa di inimmaginabile, che lascia senza parole. Il silenzio e la pace ti avvolgono e ti trovi immerso in una bellezza senza eguali. Io, padovano, com'è possibile che non conosca la chiesa di San Gaetano? Il canto gregoriano di fondo, le luci basse e soffuse, il clima di spiritualità che si respira, ti invitano alla meditazione e alla preghiera. Ma come pregare con tanta bellezza che ti circonda? Allora la bellezza stessa diventa preghiera e mi trovo a lodare il Signore davanti a meravigliosi marmi africani che ricoprono le pareti. Davanti alla Madonna con Bambino, opera cinquecentesca di Andrea Briosco. Questa è una mamma. Come fanno tutte le mamme, regge su di un fianco il bambino che scalpita e si divincola. La postura non è statica ma in equilibrio mobile, adattata dal movimento del piccolo. Il ricco drappeggio della veste ricade con grazia ed eleganza, seguendo la posizione del corpo. Resto affascinato dalla grandiosità della cupola, opera settecentesca di Guy de Vernansal, che rappresenta con leggerezza e ariosità il paradiso. Resto affascinato dalle tele, dai decori marmorei alle pareti, dalle statue nelle nicchie, dall'affresco situato sopra l'arcata dell'altare, opera di fine Cinquecento di Dario Barotari. Incredibilmente, l'affresco, rappresentante una deposizione, è rimasto coperto fino a una quarantina di anni fa, quando durante un restauro, togliendo una tela che lo ricopriva, è comparso inaspettatamente. Ma ecco sulla sinistra pochi gradini. Scendo. Non ci posso credere. La cappella del Santo Sepolcro. Il gioiello nel gioiello. Questo è il cuore pulsante della chiesa. I chierici teatini, dei quali questo era l'oratorio, avevano una particolare devozione per la passione di Cristo. Anche il loro stemma lo rivela, la croce sul Golgota. Nella cappella centrale, accanto all'affresco della flagellazione, è presente il crocifisso seicentesco del Vannini, che cattura col suo terribile realismo. Cristo nel momento estremo della sofferenza, ancora vivo, l'espressione tragica, gli occhi rivolti verso l'alto, in un ultimo colloquio col Padre che veglia su di lui. Accanto all'altare col Cristo deposto, forse l'opera lignea più antica della Chiesa di Bartolomeo Bellano. Ma chi è San Gaetano Thiene? Il nome è molto usato nel napoletano, dove infatti il santo ha vissuto a lungo, prima di morire nel 1547. Amatissimo, si è prodigato per alleviare le sofferenze e la miseria, senza mai accumulare ricchezze e rifiutando lasciti e beni che gli venivano offerti. Al momento giusto, ci penserà la Divina Provvidenza, era solito dire. E la Provvidenza sempre arrivava al momento giusto, senza fargli mancare nulla.
fu lui uno dei fondatori dei chierici regolari dei Teatini, il cui scopo primario era quello di adeguarsi a riformare i costumi del clero e dei laici nel periodo della Controriforma. Che dire della sacrestia? Con le sue pregiate tele e con il suo monumentale mobilio. Spicca sul fondo il grande crocifisso ligneo di Cristo, nell'Orto degli Ulivi, opera seicentesca che col suo realismo e con la sua cupezza puntualizza il primo momento della Passione di Cristo. Il coro, posto dietro l'altare, risuona ancora dei canti e delle preghiere dei Teatini. Anche qui, come ovunque, tutti gli spazi sono stati riempiti e decorati nel 1700, con tele, marmi, affreschi. La chiesa di San Gaetano, così come appare adesso, non ha l'aspetto di quella progettata dal suo costruttore nel 1582, l'architetto Vincenzo Scamozzi, che si è ispirato alle linee cinquecentesche dettate da Andrea Palladio. Mentre la facciata è rimasta integra, l'interno della chiesa ha cambiato aspetto, in seguito all'intervento portato in atto da Raffaele Savonarola, preposto dei Teatini, che dal 1692 al 1730 ha abbellito con ogni sorta di decorazioni la chiesa. La chiesa di San Gaetano è finalmente visitabile. Si adoperano a custodirla il gruppo volontari di San Gaetano e il gruppo Chiese e Oratori Aperti, che fa capo al CTG, Centro Turistico Giovanile. Con passione e dedizione ne illustrano le bellezze a coloro che per caso o curiosità riscoprono questo luogo poco conosciuto di Padova, restituendo alla cittadinanza un bene di cui può andare fiera.